cure palliative si inseriscono in un modo moderno di fare assistenza al paziente oncologico, ma non solo, anche se sono nati in oncologia, sono cure comunque rivolte a tutti i pazienti con malattie croniche per le quali non esistono spazi oggettivi di guarigione. Dicevo, nascono in ambiente oncologico e per tanto tempo sono state considerate, non dico cure di serie B, ma un po' trascurate rispetto a altre dimensioni dell'oncologia che era in rapida espansione. Negli ultimi anni ci si è accorti che anche questa dimensione diventava importante per fare quella che era una cura globale, una presa in carico globale del paziente, e quindi hanno trovato una piena dignità nel percorso di cura, al punto da dire, da evidenziare anche scientificamente da tutta una serie di studi, che ove esiste un sistema, un servizio di cure palliative efficiente che si affianca ai servizi di oncologia ed ematologia, in quelle situazioni l'esito finale delle cure è migliore rispetto alle situazioni in cui questa integrazione non c'è. Questo ha portato di fatto un po' a sdoganare il concetto di cure palliative, appunto come cure di serie B o come cure fatte quando non c'era più niente da fare, a cure in cui si opera, si agisce, si interviene quando tanto c'è da fare a supporto del paziente e delle loro famiglie. Inizialmente, nell'opinione comune, tutto quello che era palliativo era un qualcosa che non serviva a niente, e questo come concetto generale che è ormai largamente superato. Allo stesso modo, gli hospice erano considerati strutture dove si andava a morire. Inserendo queste strutture all'interno di una rete assistenziale che prevede sia fasi all'interno degli ospedali, appunto gli hospice, sia fasi sul territorio, ma soprattutto inserendo questa rete di servizi all'interno di una rete assistenziale più larga, che è la rete di presa in carico del paziente oncologico, questa, se vogliamo, fama è stata superata da una nuova dimensione, che è quella delle cure di supporto integrate in fasi magari critiche, difficili della malattia, dove purtroppo in alcuni casi viene contemplata anche l'esperienza negativa di perdere una persona, ma non necessariamente, perché di fatto è un percorso di cura integrato in cui il paziente è supportato non meno e non diversamente da quello che fanno altre dimensioni della medicina negli ospedali. L'hospice è una dimensione particolare dell'assistenza e, come dicevo prima, è stato sdoganato ormai quel modo di vedere l'hospice come il punto dove si va a morire, però è un luogo in cui si incontra la sofferenza, anche la sofferenza, o dove chi presta un'opera, che sia un operatore dipendente, che sia una persona che lo fa volontariamente, comunque si trova a misurarsi con la sofferenza delle altre persone. Io non credo che tutti possano fare questo servizio, io credo che però chi trova dentro di sé questo bisogno di aprirsi agli altri per alleviare la sofferenza, trovi poi in questa struttura, anche come operatore, grandi motivi di soddisfazione. E se da un lato ci può essere la soddisfazione di chi presta quest'opera volontariamente come dipendente, mette in gioco se stesso nel farsi vicino alla sofferenza, allo stesso tempo questo è un ritorno che io vedo tutti i giorni, sia per il lavoro che fanno i volontari, sia per il lavoro che fanno i miei operatori, è anche motivo di grande consolazione per le persone che arrivano qui con tanti problemi, con tante preoccupazioni, con un carico di sofferenza molto forte, e trovare, vedere persone che si mettono a loro disposizione anche per cose magari molto semplici, però farlo gratuitamente è sempre un motivo di grande consolazione per chi vede e chi se lo sente donato, questo sicuramente.